Amici youtubers e bentrovati dal vostro creatore giallorosso 94. Non mi ricordo neanche quando era l'ultima volta che avevamo vinto due partite di fila. Comunque è arrivata la seconda vittoria consecutiva in casa del Sassuolo. Una vittoria per 2-0 che è arrivata grazie ad un bellissimo gol di Salah e a un gol da rapinatore d'area di rigore di El Shaarawy su un grandissimo assist di Perotti che ha fatto veramente una bellissima partita. È una vittoria che definirei subito sofferta perché ovviamente mi ricollego al fatto che il Sassuolo negli ultimi minuti ha sbagliato un rigore con Berardi che ha spedito la palla sulla traversa. Però comunque nel complesso la Roma ha giocato molto bene e secondo me ha nettamente meritato di vincere. Però abbiamo visto come nel calcio basta un errore individuale di un singolo giocatore e tu rischi di compromettere un'intera partita che avresti meritato di vincere. In questo caso l'errore è stato di Nainggolan, che ha fatto un fallo ingenuo e stupido in aria all'attaccante del Sassuolo, procurando così un rigore evitabilissimo secondo me. Poi per fortuna ci è andata bene, però comunque questi non sono errori che si possono fare in partite del genere. Partendo subito dal primo tempo, devo dire subito che questa è una bellissima Roma. Nel primo tempo la Roma ha praticamente dominato contro il Sassuolo e se stavamo in vantaggio di 2-3-0 non avremmo rubato praticamente niente. Non che il Sassuolo abbia giocato una brutta partita, assolutamente, hanno comunque giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, però nel primo tempo la Roma è stata assoluta padrone del campo, con tutti i suoi giocatori in campo. Devo dire che un gioco così non lo rivedevo da tantissimo tempo, tanti passaggi, tanti fraseggi, tante belle azioni. Veramente è stato un piacere per gli occhi guardare la Roma nel primo tempo. Si sta avverando, diciamo, quello che io ho detto nel post partita di Roma-Frosinone. La Roma sta pian piano assimilando i concetti e le idee di Spalletti. Col Frosinone l'abbiamo vista a sprazzi, mentre invece col Sassuolo abbiamo giocato molto più tempo. Quel gioco che a noi tifosi piace vedere, un gioco veloce, passaggi 1-2, passaggi precisi, dribbling, veramente è stato un primo tempo eccezionale. Non voglio saltarmi troppo perché ovviamente era comunque il Sassuolo, non parliamo di Real Madrid, però comunque dopo tantissimo tempo finalmente posso dire che ho visto una Roma che sapeva giocare a calcio. Nel secondo tempo c'è stato un piccolo calo, ma non, diciamo più che calo della Roma, c'è stato un Sassuolo che è migliorato e ha provato di più a raggiungere il pareggio. La Roma comunque si è comportata da grande squadra, ha saputo difendersi bene nonostante la grande emergenza che abbiamo in difesa e siamo riusciti a vincere per 2-0 grazie a un bel gol di El Shaarawy. Qua voglio fare un bel applauso a Perotti che ha fatto una giocata eccezionale, ha recuperato palla sul difensore, è arrivato al limite dell'area e ha fatto un bellissimo assist per El Shaarawy, un po' quello che faceva Gervinho nei suoi tempi d'oro. Comunque Perotti oltre a questo assist ha fatto una grande partita di corsa e di sacrificio. Io ero un po' preoccupato perché comunque veniva buttato titolare, tra virgolette buttato, in una squadra con cui non aveva praticamente giocato mai. Invece si è comportato molto bene, si è sacrificato molto, ha giocato molto per la squadra e l'assist nel finale per El Shaarawy ha culminato questa ottima prestazione. Anche El Shaarawy si è comportato molto bene, nel secondo tempo ha rischiato di fare un bellissimo gol, ma con sì ha fatto una super parata e alla fine della partita è riuscito a mettere la palla del 2-0 da rapinatore d'area di rigore, come un certo bosniaco non riesce a fare da quando è arrivato fino ad adesso. Ogni citazione è puramente casuale. Comunque sono molto contento perché così ci riavviciniamo a quelle zone che ci competono. In queste ultime settimane eravamo molto indietro rispetto ai nostri avversari e secondo me, guardando il valore tecnico, non lo meritavamo appieno. Adesso cominciamo ad avvicinarci sempre più e dobbiamo comunque continuare a lottare senza pensare di essere arrivati, senza pensare oh adesso la Roma è arrivata, la Roma è fortissima, adesso terzo posto, secondo posto, chi ci ferma più. Sempre con calma, un respiro, 3 punti ottimi e pensiamo subito alla prossima, senza pensare a quello che fanno gli altri, senza pensare a tutte le voci che dicono che vengono dietro, pensiamo solo a noi stessi, prendiamo questi altri 3 punti che sono oro colato, perché in casa del Sassuolo non è mai facile vincere e anche la Juve ci ha perso, perché anche se era nel momento difficile era comunque la Juve. E quindi prendiamoci questa bellissima vittoria che è stata voluta e anche un po' fortunata, perché comunque hanno sbagliato il rigore, è innegabile, però comunque bisogna anche dire che a loro gliel'hanno dato il rigore, a noi non ce ne hanno dato uno clamoroso nel primo tempo per farlo su El Shaarawy. Quello stronzo di Beppe Bergo mi continuava a dire no, non l'ha mai toccato assolutamente, non so, mentre lui parlava e diceva queste cose faceva vedere i replay con El Shaarawy che prendeva proprio la botta dal difensore che cadeva per terra e lui continuava a dire prima il braccio, ma non ammetteva mai l'errore. Veramente una cosa allucinante, quello era il rigore tutta la vita. Per fortuna non è stato decisivo per il risultato finale, però se Berardi avesse segnato il suo era molto decisivo per il risultato finale, quindi diciamo che alla fine è andata molto bene così.
quindi non possiamo recriminarci nulla perché comunque ci hanno negato il rigore. L'unica cosa è che magari quando giochi bene determinate partite devi saper sfruttare meglio le tue occasioni, perché comunque soffrire fino all'ultimo secondo col Sassuolo non è mai una cosa buona, perché bastava un errore e ti avrebbero comunque castigato. Comunque sono soddisfatto anche perché abbiamo giocato con una difesa falcidiata in tutto e per tutto, abbiamo giocato con Jobber e Emerson titolari che non sanno neanche loro come hanno fatto a giocare questa partita, e Maicon che è mezzo rotto anche se comunque non ha giocato malissimo, quindi io non posso davvero recriminare, non posso dire nulla alla mia squadra. Potevamo segnare magari prima e magari soffrire di meno negli ultimi minuti, però comunque la vittoria è arrivata. Prendiamoci questi 3 punti e vediamo alla prossima partita con un po' più di ottimismo, che è una cosa che in certi momenti non guasta mai. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita, fatemi sapere secondo voi chi ha giocato meglio e se i nuovi acquisti vi hanno sorpreso. Io devo dire che per Ottet El-Sharawi finora mi hanno veramente sorpreso e stanno veramente giocando bene 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 bene, e speriamo che continuino così questa partita in avanti. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiator Giallorosso94. Ciao ragazzi!